Rissa nella villetta Franco Galia, devastata. Giunta comunale, il sindaco revoca le deleghe agli assessori Platamone e Comparato. Stralicata 2024, oltre 600 i partecipanti. È il 4 di marzo 2024, il primo appuntamento della settimana con l'informazione di Quilicata TG. Vediamo le notizie. In apertura una brutta notizia, la devastazione, probabilmente dopo una rissa della villetta intitolata a Franco Galia, ambientalista importantissimo ricatese, scomparso prematuramente. Siamo stati sul posto, abbiamo intervistato Gino Galia del WWF. Vediamo. Sì, io purtroppo ieri mattina sono venuto intanto per fare un sopralluogo. Ho trovato questo scenario, cioè, non pensavo che se la prendessero con la targa, invece quando sono arrivato nella targa, ahimè, l'ho trovata spezzata. Voglio fare un appello a questi signori che frequentano questa villa. Non si sa se è stata una rissa, se è una fatta apposta, di essere più civili. Perché noi abbiamo costruito questa villa intanto per rendere più bella questa piazzetta, perché non c'era niente, e poi per viverla meglio anche loro, perché tutte le volte noi puliamo e loro sporcano. Fin quando sporcano ce la facciamo a togliere le sporcizie che mettono, ma vandalizzare queste piante che sono state messe a dimora con tanto amore, con tutte le scuole dedicate, mi sembra un pochino eccessivo. E ora la politica. È di stamani la notizia della revoca delle deleghe da parte del sindaco Angelo Balsamo al vice sindaco Francesca Platamone e all'assessore al bilancio Franco Comparato. Il sindaco Balsamo, che ha conferito l'incarico di vice sindaco all'assessore Angelo Trigona, ci ha tenuto a dire che non è un problema personale, anzi ha ringraziato i due assessori per il gran lavoro fatto dall'insediamento fino ad oggi. C'è un fatto politico, c'è un problema, dice Balsamo, con i partiti che i due assessori rappresentano, Forza Italia e la Lega, convocata per domani sera una riunione di maggioranza. E adesso la Stradicata 2024, giunta ieri alla sesta edizione con oltre 600 partecipanti giunti da ogni parte della Sicilia e anche da fuori regione per partecipare all'incontro. Tra l'altro gran belle immagini perché i runner passavano anche vicino al galeone spagnolo che fino a ieri era ormeggiato nel porto commerciale di Licata. I due vincitori, tanto tra gli uomini che tra le donne, hanno tra le altre cose realizzato il proprio record personale. Ascoltiamoli. E oggi ci tenevo particolar modo ad essere qui presente a Licata e volevo ringraziare veramente gli organizzatori per questo bellissimo evento. E l'anno scorso mi aveva chiamato un mio carissimo amico Giuseppe Santamaria, al quale ci teneva la mia presenza, però purtroppo l'anno scorso non sono potuto essere presente, però quest'anno ho fatto di tutto per accontentare lui e tutta l'organizzazione. È molto inaspettato per me, è stato vincere. Perché avevo avversari con il loro personale molto alti e per di più sono reduce della maratona, quindi i miei ritmi per ora non sono tanto veloci, ma sono strafelice. A Licata sono per la prima volta, è stata molto ben organizzata la gara, ovviamente un po' vento, un po' salita, un po' troppi curve, hanno fatto anche una cosa più divertente della gara. E gli organizzatori della Stradicata ovviamente manifestano soddisfazione per come è andata, per questo appuntamento che è servito anche per promuovere la città. Vediamo il secondo servizio. Tantissime persone da tutta la Sicilia, 80 squadre presenti, una grande soddisfazione per noi organizzatori. Tanto lavoro, ma alla fine siamo veramente soddisfatti, riusciamo sempre ad ottenere ottimi risultati perché comunque... Il nostro circuito è veramente importante e interessante.
Il comune accoglie la Stella Licata. È un momento di collettività importante, è concretamente una condivisione di uno sport che sicuramente avvicina e rende attrattivo il nostro territorio. È un momento di gioia e di bellezza, basta vedere quante persone ci sono, non di Licata, che per la prima volta sono arrivati grazie a questo sport nel nostro territorio, sono arrivati già da ieri o dall'altro ieri, hanno vissuto il fine settimana a Licata e hanno creato economia per il nostro territorio. Felici di essere presenti oggi alla Stella Licata 2024. AIDO, Associazione Italiana Donatori Organi, Tessuti e Cellule, presente anche oggi insieme a ASD Atletica Licata, grazie a un sodalizio di intenti che abbiamo fatto e al patto di collaborazione che ci vede uniti nel messaggio di donare e vita, la vita è bella, donare e sport. E ora ci trasferiamo in via Monfalcone, una traversa della via Salso. All'incrocio con via Asiago, denunciano i residenti, da tempo c'è una buca proprio in prossimità della rete idrica, tanto è vero che ogni volta che arriva l'acqua, che c'è l'erogazione dell'acqua, tutta l'acqua fuoriesce dalla buca, ma dalla buca purtroppo escono anche dei ratti. Vediamo. Ci sono dei ratti all'interno della buca dopo che finisce il servizio idrico di approvvigionamento, e quindi poi c'è il ballo dei ratti, quindi ci dovremmo comprare dei guinzagli e portarli a passeggio. Voglio aggiungere che devono sistemare questa situazione, perché con le macchine, con le biciclette, siamo privi di uscire i cani fuori, perché qua c'è veno, schifo completamente, ogni topo che esce dalla buca, e poi tutta rotta pure, almeno facciano qualcosa a ripararle. Non sappiamo più se essere felici quando ci rogano l'acqua, perché essendo che c'è una rottura, una perdita impressionante, non arriva neanche un filo di acqua, però il discorso cambia che erogando l'acqua dopo circa una settimana, come tutto il paese, va a finire che i topi li disturbiamo, escono tutti. So come quando sono venuto qua, sto vedendo che c'è un catastrofe qua, e allora automaticamente, signor sindaco, lo sappiamo che siamo grandi amici, questo ammetto, però c'è un perché. Lei si dovesse interessare per rifornire questo paese, perché Licata non lo merita essere così sporco e così, come si dice, così sporco e senza nessuno problemi. È un importante incontro, cambiamo decisamente argomento, quello che ha avuto luogo sabato scorso nel corso della mattinata nell'Istituto Tecnico Commerciale Alberghiero Filippo Re Capriata di Licata. Gli studenti si sono confrontati con gli attivisti volontari di Amnesty International. Vediamo. Si ritorna sul tema della violenza anche fisica in questi casi, per educare i ragazzi al rispetto reciproco sia tra ragazzi che ragazze in una sfera intima come quella sessuale. Amnesty International è un movimento internazionale che si occupa di tutela dei diritti umani. Siamo 10 milioni di soci nel mondo. E gran parte di noi sono anche attivisti, volontari ovviamente. In Italia abbiamo circa 3.000 attivisti che operano sull'intero territorio nazionale. È tipicamente un'attività di educazione ai diritti umani che ha l'obiettivo di fornire consapevolezza alle studentesse e agli studenti sui temi delle differenze di genere, i diritti della persona, la libertà di scelta, soprattutto nelle condizioni in cui si possa esprimere nell'attività sessuale, che quando non c'è il consenso, non c'è la libertà di scelta, è sempre stupro. E come ogni lunedì torna la rubrica Quelli della B, curata da Vincenzo Montana, che ripercorre con i protagonisti l'epopea del grande Licata, quella scalata alla Serie B che avvenne alla fine degli anni 80.
volta. Il protagonista di oggi è Pippo Romano. Vediamo. Il capitano, 5 stagioni con la maglia dell'Alicata, il calciatore con più presenze tra i professionisti, record a tutt'oggi imbattuto, uomo ovunque, uomo spogliatoio, carisma, personalità, tecnica a servizio della squadra. Con Ciccio La Rosa ha costituito un tandem indimenticabile e l'attuale allenatore, tra l'altro, della squadra è un licatese d'adozione. Gli anni trascorsi a Licata come calciatore sono stati anni fantastici, dove abbiamo raggiunto 2 promozioni. Noi siamo arrivati nell'83 insieme ad altri ragazzi della prima del Palermo, con Zeman allenatore, abbiamo fatto un percorso incredibile. Poi è subentrato, dopo la partenza di Zeman, è subentrato Cerantolo, abbiamo continuato quel percorso che stavamo intraprendendo. Eravamo un gruppo di ragazzi vogliosi, affamati di arrivare nelle categorie importanti. Ci siamo riusciti attraverso il lavoro, il sacrificio e avendo anche dietro una società solida e forte con il presidente Franco Licata e tutti i dirigenti che circondavano quella società, per cui c'era veramente qualcosa di incredibile, che di entusiasmante, è stato veramente qualcosa di importante. E ora lo sport, la pagina dello sport che come ogni lunedì è piena di contenuti, vi diamo conto del weekend sportivo. Cominciamo con il calcio, perché ieri il gialloblu di Pippo Romano, in Licata Calcio, ha pareggiato in trasferta sul campo del San Luca. La gara è finita 0-0, è un buon punto per gli uomini del tecnico gialloblu che muovono la classifica. Ancora calcio, bella soddisfazione per la formazione Under 17 della Santa Sofia Licata, allenata da Daniele Moulet, che partecipa al campionato regionale di categoria. Sabato, battendo il Canicattì nel derby con un perentorio 4-0, la formazione licatese ha centrato i playoff. E ora atletica leggera. Ieri è stata disputata la Roma Ostia e dalla provincia di Agrigento, per la precisione da Palma di Montechiaro, sono partiti 8 atleti. Si tratta di Angelo Gueli, Salvatore Donato, Giuseppe Melluso, Liborio Scerrotta, Angelo Profeta, Salvatore Cottitto e Franco Mangarello. Insieme a loro il vicepresidente della formazione della Valle dei Templi, Lillo Inguanta, che ha gareggiato ovviamente e ha realizzato per noi questo servizio. Vediamo. Qua abbiamo il primo della Valle dei Templi, Angelo Gueli. Quanto hai fatto, Angelo? 1,22 oggi è un tempone con queste condizioni. E come sensazione a caldo? Sensazione positiva, però il vento fastidioso. Almeno 45 secondi sul totale, però va bene così. Vento molto fastidioso, ma la gara è sempre bella. Si conferma la gara più amata in Italia, anche dagli stranieri e dalle straniere. Franco Manganello, ex giocatore di Akragas, Gattopardo, ha concluso anche lui la sua Roma Ostia con successo. Che tempi abbiamo fatto? 1,33. Va benissimo, no, per oggi va bene. Benissimo. Dove sono gli altri del tuo gruppo? Nei seminati, fantastico, fantastico. Allora dimmi, cos'è per te la Roma Ostia? Dai, cos'è la Roma Ostia per te? Che cos'è? Guarda, io ho già fatto una. Mi hanno intervistato pure a. No, dai, la Roma Ostia è sempre la meglio. A quanti siamo? Best. Quante ne hai fatte? 20 ne ho fatte. Bene, comunque. Guarda chi c'è. Mi stanno intervistando. Vieni pure te, com'è andata oggi? Bene, dai, ce l'abbiamo fatta. Gara molto dura. Noi veniamo dalla Valle dei Templi. La Roma è the best, la Roma Ostia è the best. È bellissima, la Roma Ostia è bellissima. Sempre da fare. Bene, e con questo servizio chiudiamo qui questa ricca edizione del Giornale del Lunedì. Grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo mercoledì. A presto.